Questo video è stato realizzato da Mine Vaganti NGO per il progetto Voice Cities, cofinanziato nell'ambito del programma europeo Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. Voice Cities verte sulla diversità di persone che vivono e lavorano in quattro diversi quartieri in Gran Bretagna, Ungheria, Italia e Germania. La metodologia di ricerca sociale utilizzata è il Community Reporting. In Italia, il quartiere su cui ci siamo focalizzati è il centro storico di Sassari. Quest'area è caratterizzata da un sostanziale degrado urbano e da problematiche socio-economiche. La popolazione del centro storico è composta per lo più da sassaresi di medio-bassa estrazione sociale, con un'altissima percentuale di immigrati da tutto il mondo. Sono stati intervistati 10 stakeholders che hanno un forte legame diretto con il centro storico di Sassari. Le domande si sono focalizzate su 4 aspetti: la percezione della diversità, luoghi di diversità nell'area urbana, l'impatto dei cittadini sul processo decisionale e gli effetti delle politiche locali nel quartiere. È stato interessante scoprire che la diversità venga percepita in modi diversi dagli intervistati. Gli stakeholders intervistati hanno identificato la dimensione etnica come la caratteristica più rilevante nella percezione della diversità. Infatti, il centro storico di Sassari è abitato da sassaresi e migranti di diverse etnie non completamente integrati nella comunità. Gli intervistati hanno parlato della componente anagrafica delle persone, non come un tratto distintivo della diversità, ma piuttosto focalizzandosi sull'influenza e l'impatto positivo che i giovani e gli studenti locali e stranieri hanno nel processo di rivitalizzazione del centro storico. I fattori socio-economici sono stati citati per sottolineare le differenze dalla parte alta, più commerciale e sicura, e la parte bassa del centro storico, caratterizzata da un maggiore degrado urbano. Gli stakeholders hanno raccontato come il centro storico sia cambiato nel corso degli anni. Alcuni intervistati hanno ricordato la presenza di piccoli negozi in una delle piazze principali, Piazza Tola, come un punto di contatto per i sassaresi. Oggi molti di questi negozi sono chiusi e sono stati sostituiti da bar e ristoranti grazie a un processo di rinnovamento urbano. Diversi luoghi sono stati indicati dagli stakeholders come centri di interazione tra le varie componenti della comunità locale, come luoghi interessati dal processo di riqualificazione: Piazza Università, con la sede storica dell'Università di Sassari, Piazza Santa Caterina, punto principale di aggregazione in cui si incontrano giovani locali e migranti grazie alla presenza del Centro Giovani, dell'Eurodesk e dell'Informa Giovani, Piazza Sant'Antonio e alcune piazze lungo il Corso Vittorio Emanuele, definite come luoghi non luoghi, frequentate principalmente da diversi gruppi etnici. È interessante notare come tutti gli intervistati riconoscano la scuola di San Donato come luogo di diversità, in cui gli studenti di diverse etnie possono interagire. La scuola rappresenta un modello eccellente di integrazione tra le diverse identità in tutta Sassari, grazie al valore aggiunto del suo ruolo di intermediario tra le famiglie locali e dei migranti. Il centro storico ospita un grande numero di organizzazioni che lavorano per raggiungere un significativo impatto sociale sia sul quartiere sia sui suoi abitanti. La connessione tra la comunità locale è garantita grazie all'organizzazione di attività culturali, ricreative ed educative promosse dalle diverse associazioni locali. Allo stesso tempo, molti stakeholders lamentano la mancanza di comunicazione tra le diverse associazioni, nonché di coordinamento tra le numerose iniziative. Hanno dichiarato che per raggiungere un maggiore impatto sociale sono necessarie una maggiore collaborazione tra i vari attori sociali e una visione a lungo termine. È importante citare la fondazione del Consiglio degli Immigrati del 2016, quale importante passo realizzato dalle autorità pubbliche locali per dare voce alle diverse comunità di immigrati a Sassari nella discussione dei problemi locali. Dalle interviste è
emersa la mancanza di considerazione della voce dei cittadini e delle associazioni locali nella pianificazione dei programmi di rivitalizzazione del comune. In generale, tutti gli stakeholders hanno dichiarato che gli interventi del comune nel centro storico sono stati principalmente temporanei, salvo alcune eccezioni, e non hanno avuto una visione e un approccio a lungo termine. Dalle interviste è emerso un consenso generale, orientato sull'identificazione della dimensione etnica come elemento qualificante, il contesto generale della diversità nel centro storico di Sassari. Dai contributi degli stakeholders emerge inoltre come alcuni luoghi all'interno del centro storico siano assunti a modello riconosciuto di interazioni positiva tra le diverse identità, locale e migrante, stabilite nell'area. Le interviste rivelano un elevato grado di partecipazione e strutturazione della società civile locale, sebbene ostacolato dalla mancanza di comunicazione tra le diverse associazioni, nonché di coordinamento tra le numerose iniziative.